Mister Millet, nel dopogara di Grosseto Foligno 1-0, diciamo una partita strana perché il Grosseto l'ha condotta per larghi tratti, poi però la sua squadra è uscita fuori, esauriti i cambi, riassestato tutto quanto, ha messo a pensione non poco, avete sfiorato in più di un'occasione pari. Sì, allora voglio fare i complimenti alla mia squadra perché ha dimostrato nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, nelle difficoltà perché pronti via abbiamo perso subito un giocatore per infortunio, poi ne abbiamo perso un altro e poi alla fine del primo tempo ho dovuto sostituire anche l'altro attaccante. Non sono giustificazioni e non voglio le giustificazioni. Il Grosseto ha meritato di vincere la partita per quello che ha fatto il primo tempo. Però e per le occasioni che ha avuto, però va fatto un plauso e grossi complimenti alla mia squadra perché, ripeto, nelle difficoltà il secondo tempo comunque abbiamo provato in tutte le maniere a recuperarla la partita, non ci siamo riusciti, però questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere in tutte le partite. Campionato, che diceva il presidente del Grosseto Mario Ceri, sembra già abbastanza equilibrato, chiaramente appena la seconda giornata. È un Grosseto che secondo lei può ambire a posizioni medio-alte della classifica, e il suo Foligno che campionato pensa possa fare? Allora, per quanto riguarda il Grosseto, penso che sia quasi d'obbligo, insomma, fare un campionato di vertice, sia per la squadra, ma anche per la città, per la piazza. Per quanto riguarda il mio Foligno, è una squadra che come obiettivo è quello della permanenza della categoria, però proveremo in tutte le maniere di fare qualcosa di diverso e di migliore rispetto alla permanenza nella categoria. Ultima cosa, a proposito proprio dei valori del campionato, quali sono eventualmente secondo lei le favorite per questa vittoria finale? Ma noi domenica abbiamo incontrato il San Donato Tavernelle e mi ha fatto una grandissima impressione. Poi si parla di Monterosi, Flaminia. Flaminia abbiamo incontrata in precampionato e mi ha fatto una grossa impressione. Poi c'è il Gavorrano, sono queste le squadre che penso che si lotteranno fino alla fine la vittoria del campionato, però ripeto, lo vedo molto equilibrato come campionato perché anche oggi, ripeto, il Grosseto ha meritato, però ci poteva scappare anche il pari alla fine, insomma, ecco, senza Grazie. nulla togliere alla vittoria del Grosseto, come ho ribadito, è stata meritata, è meritata. Grazie mille. Prego.